Direi che siamo arrivati. Siamo. Perché non sono capace di parlare? Perché? Raga, direi che siamo arrivati a un punto tale che qua non ci si passa quasi più. Forse è giunto il momento di fare un attimo di ordine dentro questo box. Quindi fare un bel unboxing. Prima di tutto, raga, sposto la macchina che ingombra troppo qua dentro. Per motivi di privacy mi chiudo dentro. Oh. Pensavo di avere un'illuminazione peggiore dentro questo box. Invece mi sono accorto adesso chiudendomi dentro che è super illuminato. Ambiente perfetto per fare questo unboxing. Adesso preparo un attimo le scatole. Così faccio anche la foto di copertina con tutte le scatole messe bene di qua di là. Ci vediamo con l'inizio di questo super unboxing e risponderò alla domanda, che è anche la domanda del titolo: perché ho tutte queste cose gratis? Hater, aspettate a commentare, perché non te le meriti. Aspettate, vi spiego tutto. Ci sono talmente tante scatole. Mi ero dimenticato che nell'altro box avevo anche questa, che non ho ancora aperta e piena. Me ne manca solo uno. Guardi qua, signorina, non se ne viene a capo. Pesa 19 kg. Devo metterlo là sopra. Ho messo la brugola A nell'invito a stella B, ma purtroppo viene giù tutto. No, non ci sta. Oh. 1 milione di tonnellate di ciclette. Devo prendere una scala. Cioè, non potevate aspettarvi nient'altro, ragazzi, da un geometra. Cioè, un geometra costruisce e poi per testare la struttura mette in cima la cosa più pesante. Il geometra cane! Unboxing! 1 milione di metri quadrati! 1000 metri quadrati! Di scatole! Cioè, io parto con l'idea, prima di fare questo video ho detto, ma no, faccio un unboxing banale. Poi sono venuto giù, ho guardato quante scatole avevo. Ok, può venire fuori un muro. Un muro, ma non so come faccia a star su, ragazzi. Cioè, ci sono cose, tipo, cioè, queste scatole qua, quelle centrali, queste qui, pesano un botto e sono in equilibrio precario. Dai, oh, mettete un like per questo video e iscrivetevi, perché guardate come mi sbatto anche se non sto andando in bici. Io cerco di portare contenuti originali per voi, ragazzi. Però adesso, ragazzi, per unboxare tutte queste scatole volevo fare proprio tipo uno smontaggio del muro, perché così vi faccio vedere anche come ordino tutti i vari pezzi che mi forniscono i miei sponsor. Ecco, cosa che non ho detto nel video: tutti questi scatoloni sono materiali forniti da sponsor, comunque aziende che mi supportano durante l'anno per tutte le attività che faccio. Ok, però adesso, vedendo tutta questa roba, voi direte: quanta roba ti danno? Cioè, regalaci qualcosa. Dovete arrivare fino alla fine del video per capire il concetto che voglio arrivare. Non ve lo dico subito, state connessi che capite piano piano perché ho tutta questa roba gratis, tra virgolette, ok? Va bene, ragazzi, ma adesso partiamo velocemente con questo box, abbiamo tantissime scatole. C'è qualcuno nel box? Aspettiamo un attimo. Allora, partiamo da questo, che in realtà alcune scatole erano vuote. Quelle di Schwalbe, in particolare. Queste due scatolette, più questa, e anche questa, erano vuote. Nel senso che erano piene, mi sono arrivate piene, ma le ho già messe in ordine. Schwalbe fa cambiare copertoni. Prima di farvi vedere cosa c'era dentro queste scatole, dobbiamo liberare, perché gli armadi sono esattamente dietro le scatole, quindi dobbiamo fare un passaggio da quella parte lì. Facciamoci qua. Ah, giusto. La maggior parte delle scatole, ragazzi, lo so, sembra tutto falso, ma erano aperte le scatole perché dovevo controllare se mi è arrivato tutto. A fare questo video, boh, ci provo da mesi, ho queste scatole nel box, capite? Quindi dovevo almeno controllare che fosse arrivata la roba giusta, ok? Però le ho richiuse per voi. Allora, qui dentro c'era prima un telaio,
che in realtà ho già utilizzato. Adesso è pieno di vari pezzi. Ci sono altre scatole dentro con componenti di bici vario, quindi serie sterzo, movimenti centrali, cuscinetti e movimenti centrali, tipo tubosella, disco, catena, freno. Ecco, ok. Forcellina Pike DJ, che è la mia forcella da dirt, uso sempre questa. Rimettiamo un attimo dentro perché l'ordine è un'altra cosa, ragazzi. Niente, mettiamo dentro così. Prendiamo tutti quelli rose piccoli, diciamo. Questo. Ah, non sto a far vedere tutte le cose che si ripetono, eh. I scatoloni dentro di questi qua sono accessori per la bici da dirt, quindi identico, qui dentro c'è una forcella telaio rose de Bruce, questo sarà uno dei prossimi che monterò, e ovviamente altri componenti. Passiamo davanti questo, che è esattamente la stessa cosa, un altro telaio sempre rose da dirt. So già che nel video direte sì, ma c'è già lì tre bici da dirt, che cavolo te ne fai in mano? Aspettate un attimo, ci arriviamo. In realtà c'è anche quello rose, se lo tocco cade tutto, lasciamolo lì. Oppa, questo rose. Abbiamo le ruote originali della bici da dirt, che ci colleghiamo direttamente alle prossime scatole, perché io queste ruote non le uso. Ci interessa tantissimo questo, sperando che non venga giù niente, e questa, perché così facciamo l'unboxing delle stesse cose. Sono andato a prendere proprio l'altro giorno, sono le ruote Industry 9, ruote più belle che esistono sulla faccia della terra. Oltre al fatto di essere robuste e leggerissime, perché sono le ruote più belle della terra? Sentite che sound! Quelle erano le ruote da dirt, ruote da DH. Guardate qua, queste qua sono quelle da enduro, Le ho fatte cercando di formare una croce con i raggi arancioni. Ah, ecco un pacchettino, vediamo. Guardate cosa c'è qua dentro. Magliettine, vediamole. Magliettine Industry 9. Ce n'è un'altra qui. Cuscinetti di scorta. È giusto, un brand che lavora con le ruote fa così. Cuscinetti con magliette. Ah, vedete, non ho guardato bene nella scatola di prima. C'è il cappellino, raga. Ultima scatola industriale, in realtà è una scatola che avevo messo nel box perché c'ho dentro una coppia di ruote da dirt mio, vecchissima, però mi servivano per fare la costruzione, capite? Finiamo, ragazzi, le scatole rose. Abbiamo pedivelle, sono le Descendant Carbon, che utilizzo per la bici da dirt. Due serie sterzo, due movimenti centrali, due freni. Finiamo. Abbiamo questa scatola rose. Questa, ragazzi, l'ho messa qui, che in realtà non è un unboxing vero e proprio questo, cioè per metà, nel senso che dentro c'è questo telaio, però aspettate, adesso vi spiego. Però dentro ovviamente ho altri componenti, quindi tipo forcella di scorta per gli eventi durante l'anno, tutte quelle cadute che vedete, con tutte quelle sollecitazioni. Non è così difficile che i pezzi si usurino più in fretta del previsto. Questo telaio è il mio telaio vecchio, che praticamente devo montare, e volevo fare una bici pesano un po'. Red Bull Sugar Free, cioè tirano giù quella scatola dall'alto senza ammazzarsi. So cazzi, ragazzo di scatola. Ok, vivi. Però prima di aprirlo tiro giù anche questo pacco qua. Caschi, ma che non vi farò vedere in questo video perché ho già fatto un video dedicato, quindi guardatelo lì qua sopra. Ma che cosa c'è qua dentro? Potete leggerlo, croma. Ma sono due scatole unite. Ecco perché pesavano un botto. Ok. Guardate qua, ragazzi, cosa c'è? Dannazione, ragazzi. Cosa faccio? È così bello tutto compatto dentro. Però per il video pensavo di rovesciarlo per terra. Qui c'è un po' di tutto, come vedete. Sono tutti componenti da bici, quindi tubisella, attacchi manubri, tipo collarini, spessori, manopole. Dovrebbero essere pedali, corone, ecco selle, pezzi forti di cromo, delle selle fantastiche. Aspettate a trarre le vostre conclusioni. Io non ho mai visto in così tanti pezzi in vita mia per la bici, non ce n'è neanche uno, io dammene uno. Un attimo, apriamo questa scatola, la seconda di cromo. Qui invece dovremmo avere... Ah, wow! Inaspettato, attenzione ragazzi,
Un botto di soldi. Wow, ma quanti soldi! Comunque sono tutti adesivi in realtà. Non ce li avevo! Anche qui dentro, e poi voi ci credete che sono veramente soldi. Adesivi. Magliette, apprezzatissime magliette croma, che mi piacciono un sacco. Principalmente manubri. Manubri su manubri su manubri e altri pedali. Felpona XL. Sì. Queste ragazze sono apprezzatissime queste. Adoro le felpe XL, belle, belle morbide, calde. Ultime due scatole. Aspettate, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Prima all'inizio dell'unboxing vi avevo fatto vedere tutte le scatole Schwalbe già vuote. E tra l'altro anche per questo motivo ho svuotato tutte ste robe vicino a questi armadi, perché qui dentro è la dispensa personale dei pezzi, dove io riordino tutti i pezzi che ho. Mi sono fatto questi armadi e anche qui purtroppo è molto buia questa zona, quindi in camera non renderà, però qui ho i pezzi dell'anno scorso che mi sono avanzati, pezzi di scorta che mi avanzano dell'anno prima, che però tengo, anche se rompo qualcosa ce l'ho lì. Comunque lì è la mia dispensa e dopo dovrò riordinare tutto. Comunque, cosa c'è in queste ultime due scatole, ragazzi? Vi svelo cosa c'è dentro, ma non le unboxeremo completamente. Si intravede una DH. E invece in quest'altra scatola, attenzione, una Pike Speed. Faremo poi il bike check e il montaggio di entrambe, però quale per prima? Scrivetemelo nei commenti. Ma adesso, purtroppo, devo riordinare tutto. Qui sono cazzi. Tutti i pezzi li sistemerò già a seconda delle varie bici, perché qui dentro io ho soltanto telaio, forcella, ammortizzatore, freni, ma tutta la componentistica tipo manubrio, sella, pedali, manopole, tutte queste proprio componenti vere e proprie della bici non ce li ho dentro. Stessa cosa anche le ruote Industry 9 che avete visto prima vanno su queste bici qua, quindi è sostanzialmente tutto l'equipaggiamento che serve per montare tutte queste bici, che in totale sono bici enduro, bici ADH più almeno due bici dirt, se non tre durante l'anno, perché sono quelle che utilizzo di più e sono quelle che martello di più. Però non ho ancora risposto completamente perché ho tutti questi pezzi gratis, perché effettivamente lì ce ne sono di più per montare le bici che mi danno durante l'anno. Aspettate, devo riordinare, mi spiace ragazzi. Ho messo via tutti i pezzi che c'erano per terra, li ho messi dentro nell'armadio. Comunque, a parte quello, vedete che ho diviso. Ah, tutti questi sono i componenti per la bici da dirt. Una delle bici da dirt. Questi sono i componenti per la bici da enduro e questi i componenti per la bici di alta. Adesso infatti prenderò e metterò nelle varie scatole sostanzialmente. Rispondiamo alla domanda che è il titolo del video. Perché ho tutte queste cose gratis? Penso che abbiate capito che tutte queste scatole sono miei sponsor. Ovviamente, essendo atleta professionista, ho bisogno di tutte queste cose per montare le varie bici durante l'anno e avere il materiale a disposizione da promuovere, quindi da far vedere a voi tutto il materiale che queste aziende producono, in modo tale da mostrarvi un range completo delle cose. Nei vari pezzi tu hai doppioni, triploni, robe del genere. Sì, assolutamente, perché oltre a essere promoter sono anche un atleta professionista e faccio un campionato del mondo. Giro un sacco in bici, con ogni tipo di bici. La bici che utilizzo di più di tutte è la bici da dirt. Utilizzandola tanto non aspetto di rompere un pezzo per cambiarlo. Una persona normale quando utilizza i pezzi gli durano tutta la vita, ma come li utilizziamo noi atleti professionisti? Al nostro livello, nei salti a slopestyle, come avete visto, basta arrivare una volta corti grabbing a pedal. Oh no. Che il pezzo magari non si rompe, però una sollecitazione del genere, cioè ragazzi, è importante, meglio cambiare il pezzo prima della rottura. E soprattutto poi io quando vado alle gare mi porto sempre un doppione di tutto, quindi immaginatevi quanta roba ogni volta, cioè tutti quei pezzi per montare tutte queste bici, per avere sempre pezzi pronti disponibili se ne rompo uno. Vi farà molto gola vedere queste cose, però dovete immedesimarvi nella mia posizione e capire che tutti questi pezzi sono essenziali e fondamentali per lo svolgimento proprio della mia attività. Ma sapete che cosa c'è, ragazzi? Che intanto che stavo finendo di montare il video, ho detto, però calzerebbe a pennello un bel giveaway, eh? Qui ho preparato quello che ci sarà nel prossimo giveaway. Casco, copertone, camera d'aria, pedali, scarpe, manopole, corona, adesivi, guanto, cappellino, manubrio
e sto raccogliendo altra roba. Però stiamo arrivando quasi a 50.000 iscritti, che è un traguardo super importante per me. Quindi facciamo questo giveaway. Quando arriviamo a 50.000 iscritti, io ho qui la roba, è già pronta. Così, se arriviamo in un giorno a 50.000 iscritti, il giorno dopo facciamo il giveaway. Mi raccomando ragazzi, aiutatemi a arrivare a 50.000 iscritti, avrete un giveaway fantastico. Concludiamo il video. Basta, ricordatevi di lasciare un like, commentare scrivendomi che bici volete vedere per prima tra Enduro e Downhill, e noi ci vediamo al prossimo video.